fermo restando che insomma, non ci possono essere ulteriori alibi per la squadra perché adesso è stata accontentata col 4-3-3, no, no, 3-3 e infatti. francamente qualcosa in più bisogna pur farla. Mi vengono in mente le parole di Francesco Monteleone, che a mio avviso qualche giorno fa disse una cosa che mi ha fatto molto Sì, ha riflettere. fotografato Dalla sì, bene la combinazione situazione. di un gruppo vecchio e la combinazione di un gruppo nuovo, ne viene a perdere il gruppo vecchio, ne viene a perdere il gruppo nuovo. È come se crei una sorta di minestrone dal sapore poco gradevole. Fermo restando, ripeto ancora una volta, che sono trascorse appena 5 partite di campionato, però qualche sintomo di malessere credo che sia già emerso in tutta la sua evidenza. Poi Vito evidenziava la rosa dell'anno scorso con quella di questa stagione. Beh, ovviamente a livello di qualità non c'è paragone, però è anche vero che in difesa forse si è perso qualcosa, perché c'è Pitelli e Polenti in questo Però momento. noi parliamo sempre di questa qualità, no? Io l'ho scritto anche oggi sul giornale. Sì. La nostra è una qualità al momento teorica, perché tu, se si intende per qualità, che io riesco a fare 100 palleggi e un altro ne fa due, ci può anche stare, ma io che pure sapevo fare, ho fatto un esempio non a caso, io che pure so fare e sapevo fare 100 palleggi senza far cadere il pallone, se venivo Ci mettiamo affrontato alla da prova uno comunque. con maggiore determinazione, il pallone me lo strappava in un Sì, secondo. no, no, quello è Quindi, sicuro. se noi parliamo di qualità, fino a un certo punto la qualità, persino la qualità di un giocatore ottimo come Donati, non serve a nulla se gli altri ti aggrediscono, sono più dinamici, sono più vivaci. Non a caso, non dimentichiamo un particolare. Ora, non voglio nello specifico muovere un'accusa a Donati, però non dimentichiamo che un po' tutti, me compreso, quando il primo Bari di Torrente perse Donati per motivi economici, perché non poteva sopportare l'ingaggio di Donati, ne dicevamo: sta squadra adesso Sì, va in salta. crisi. Arrivò Romizzi, che era un cagnaccio di centrocampo più giovane, la squadra migliorò. Ricordi questo No, 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 particolare? è Lui vero. sembrava di aver Trovo perso più il equilibrio. fulcro della No, no, squadra, il è capitano, il vero. fulcro. Invece arriva Romizzi, evidentemente una squadra, è la combinazione di diversi fattori. In questo momento, evidentemente, non è stata trovata ancora la miscela giusta, c'è qualcosa che non va, tanto per essere chiari. Poi solo l'allenatore può sapere cosa non va. Sì, L'allenatore gli assolutamente. ha lanciato, e qui dico Sì, ora andiamo a leggere anche le sue l'armonia. Un dichiarazioni. allenatore che dopo una sconfitta dice, correggimi se sbaglio, io oggi non ho gli occhiali quindi non riesco a vedere cosa ha detto Sì, se Manda, vuoi però ti leggo io se non il sbaglio ha detto a un virgolettato. certo Sì, lui punto, qui dice. bisogna smettere di vivere di ricordi, Sì, lui dice, giusto? forse viviamo tutti di ricordi, troppi, invece dobbiamo pensare solo a migliorare, non possiamo buttare via le partite così, dobbiamo fare di più dall'allenatore e i calciatori. Questo è in sostanza quello che dice David Però Smancher. non vive di ricordi È è un'accusa sì, molto precisa, insomma. sì, un'accusa anche mirata a qualche calciatore, perché è ovvio, i Mirata a calciatori qualche calciatore, scendono in campo, a quindi quelli che stavano già a lo quelli che scorso anno, c'erano. Sì, evidentemente. assolutamente. Abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Luigi Ciao. da Bari. Ciao, Gigi. Ciao. Senti, io volevo dire una cosa. Praticamente, noi l'anno scorso avevamo una bella squadra, ma per quale motivo l'abbiamo smantellata? Poi, l'anno scorso, con quella squadra, abbiamo quasi rischiato di andare in Serie A. E quei due allenatori, diciamo, Brozzi, Marra, stanno andando bene. Perché non li hanno riconfermati? E poi, ieri abbiamo Grazie. visto, il dice... No, no, aspetta, ieri il Vicenza abbiamo visto che ha preso Sto Di Gennaro e quello che ha fatto il gol al Bari. Ma Ragusa. come si fa che il Bari quei giocatori non li vede, non li ha comprati lui? Vabbè, Vabbè, dai, però non è che li può comprare tutti, insomma. non è che a Bari Di Gennaro lo scorso anno siano fece arrivati piangere a giocatori Palermo, era scarsi, dai. praticamente una No, no, riserva tutta la vita. infatti. Ragusa è un buon giocatore, però. Ragusa, un buon giocatore, ma signor quanto ha segnato in queste due Sì, partite però a contro. Bari sono arrivati gli Stojan, i De Luca, che poi non stanno rendendo, però in teoria di qualità No, io sono credo comunque che ci sia superiori. soprattutto, come in tutte le cose della vita, non dico soltanto nel calcio, c'è l'atteggiamento mentale, la voglia, la fame, che alla fine sono elementi che ti fanno superare ogni Sì, ostacolo. sì, Se sì. non ci sono questi elementi, non si va, da nessuna parte. In questo momento il Bari non mi sembra una squadra determinata, una squadra che è entrata nel ruolo di chi deve vincere il campionato, di chi deve andare in Serie A. È una squadra che gioca
senza una prospettiva immediata. Gioca un po' alla giornata, un po' meglio con Livorno, molto peggio con il Vicenza. Sì, non a caso Frosinone e Vicenza, contro il Perugia, squadre sulla carta molto più deboli. Invece occorre continuità, ora occorre, il Bari deve badare alla classifica, deve badare a non perdere punti in questo momento, fermo restando che il campionato di B è così lungo che li puoi recuperare. Però già qualche punto di troppo è stato perso per strada. Non dico perché il Bari ha 7 punti, ma perché a mio avviso ne avrebbe potuto avere sicuramente di più. Cioè, in questo momento il Bari era una squadra da 9-10 punti in classifica, pur non giocando un grandissimo calcio, perché sono stati persi dei punti per sciatteria, per scarsa attenzione. Io non vorrei soltanto una cosa, e l'ho detto anche sul mio video selfie di Repubblica, sicuro che non ero col pigiama, era la camicia di ieri del TV Sport. A me sembrava un pigiama. No, era la camicia quadrettata bianca e blu, quella con la quale ero seduto qui, solo che evidentemente col video selfie fa un effetto un po' particolare. Però io quello che non vorrei è che questo atteggiamento della squadra, le stesse parole a volte del tecnico, allontanassero il grande pubblico dal Bari e soprattutto la rendessero una squadra antipatica e non una squadra simpatica. Sì, sì, come è vero, lo scorso si rischia di perdere un po' di entusiasmo. Ma è chiaro che questo è il vero problema. Tu hai ereditato, è come se hai ereditato una cifra pazzesca, insomma, perché lo scorso anno, lasciamo perdere, i 3 mesi dello scorso anno sono la base per quello che è accaduto quest'anno. Voglio dire, alla fine i 30.000 non sono venuti per me e per te allo stadio, no, sono certo, venuti perché per Sciaudone, per Defendi, per Alberti, per Zavettieri, questa era la squadra, questo era il patrimonio ereditato. Occhio a non dilapidarlo in un batter d'occhio, perché già abbiamo visto nell'altra partita 10.000 spettatori in meno. Se il Bari non vince a Lanciano avremo un'ulteriore emorragia di pubblico la prossima gara in casa. Sì, già oggi vedo sui social network polemiche anche belle toste. Il pubblico barese è questo, ti dà tanto se il Bari gli dà tanto, ti dà niente se la squadra ti dà niente o gioca come ha fatto almeno. Sì, infatti si può perdere, ma non così, quello è il punto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì. Ciao. Un saluto a tutti e due. Volevo chiedere a Enzo cosa pensa di due questioni molto rapide. La prima, il nostro portiere. Io ho qualche dubbio sulle capacità di Donnarumma, soprattutto in fase di uscita. La seconda questione è relativa all'allenatore, mi riallaccio a quello che diceva Enzo poco fa. Io ho qualche dubbio sulle capacità di Mangia, dal punto di vista tecnico non lo discuto perché faccio un altro lavoro, non posso dire se un allenatore è bravo o il 4-3-3 o il 4-3-2, però penso di avere qualche dubbio sulle capacità di questo ragazzo, che comunque è un ragazzo anche Mangia, a gestire lo stress emotivo della piazza di Bari. Noi siamo qua alla quinta giornata e vedo già delle dichiarazioni scomposte da parte di questo allenatore. Io gli suggerirei di vedere le dichiarazioni, le interviste di Alberti dell'anno scorso durante i periodi grigi del Bari. Erano perfette le dichiarazioni. Sì, è vero. Sembravano grazie, quasi grazie per studiate a tavolino. In verità Alberti evidentemente era molto capace di interpretare il momento, devo dire che in questo era un numero uno assoluto. Dobbiamo andare in pubblicità dopo le due risposte al nostro ascoltatore, a tra poco.